presentiamo il progetto per un attimo di tempo di destinarlo a... Il Museo dell'Etna ritengo possa rappresentare, il Museo del Cinema rappresentano due splendide realizzazioni. Abbiamo voluto già affidare... Fa, pensate, feci il mio esordio qui a Catania, non come l'Aquila del popolo fiorentino intorno ai suoi monumenti religiosi. Il Museo dell'Etna è un museo che... Il polo che invece vedete museale culturale è quello proprio del Museo dell'Etna. Questa è una cosa secondo noi molto importante per Catania. È una splendida iniziativa, fortemente voluta dalla regione siciliana, a cui va certamente un sentimento di sincera gratitudine, che potrà determinare flussi turistici aggiuntivi che aumenta l'offerta culturale della nostra città all'interno di un percorso di eccezionale valenza, con il Museo Civico in via Crociferi, con il Museo Egizio, con il Castello Ursino, la Casa di Vincenzo Bellini e molte altre iniziative portate avanti dal Comune, dalla Diocesi. Il Museo dell'Etna rappresenta la ciliegina sulla torta e siamo felici di questo. Il Museo dell'Etna è la più grande struttura culturale della città negli ultimi 20 anni. Succede al Museo Storico dello Sbarco in Sicilia, realizzato alle Ciminiere nel 2001, lo ricordo benissimo. Uno spazio di circa 8.000 metri quadri che valorizza l'edificio che per oltre un secolo ha ospitato l'ospedale Vittorio Emanuele. Sarà un luogo non per sostituire la visita sul vulcano, ma al contrario per prepararla, per incentivarla, un luogo dove il mito e la realtà, dove i costumi, gli usi e la geologia conviveranno con manifestazioni di alta tecnologia, ci sarà il tridimensionale, abbiamo la possibilità cioè di allineare la Sicilia con questo museo ai più grandi spazi museali d'Europa e questo è un motivo davvero di orgoglio per il governo regionale, per tutte le istituzioni e soprattutto per la Sicilia. La scelta di insediare nell'ex padiglione San Marco il Museo dell'Etna è una scelta importante. Il concept si basa su un tipo di museo nuovo, aperto, rivolto alla città tutta e non solo agli esperti e ai visitatori che frequentano il semplice museo. Oggi i musei sono qualcosa di diverso e quindi il nostro museo si basa su un punto focale in cui la città si ferma ed entra ad utilizzare questa struttura. Una grande corte coperta dove si collocano le attività principali di accoglienza. Tutto intorno il museo dell'Etna, organizzato in sezioni diverse e concatenate, percorribili anche indipendentemente l'una dall'altra.